ogni municipio romano è una città nella città. La capitale tra il Novecento e il terzo millennio si è trasformata, una transizione che ha costituito un caso paradigmatico per il cittadino romano. Partendo dall'assunto che per governare bisogna conoscere, per approfondire le questioni legate all'urbanistica capitolina, Fondazione Nuova Italia ha organizzato il workshop Comunicare il territorio. Conoscere per governare, conoscere il territorio romano è difficile, ma è il punto da cui bisogna partire, di questo si parla oggi. Assolutamente, cerchiamo di farlo anche con un approccio innovativo, superando la dicotomia tra il centro e la periferia, con una visione policentrica, perché poi ogni territorio ha la sua peculiarità, la sua forza e le sue caratteristiche. Quindi questo è l'approccio che abbiamo cercato di trasmettere all'interno di questo convegno, tenendo presente anche un altro dato, la centralità del territorio. Convegni come questi che stiamo promuovendo, questo ciclo di iniziative, conoscere il territorio, conoscere per governare, vogliono tenere presente il dato dell'identità, delle radici, ma anche un approccio solidale e sociale. Comunicare il territorio, quindi conoscere, quanto lo conoscono oggi i nostri ragazzi? Lo conoscono poco perché lo vivono poco, no? Perché ci sono dei punti di aggregazione che comunque sono fuori dal loro quartiere molto spesso. Noi dobbiamo invece fare in modo che attraverso le strutture sportive, le strutture comunque di impegno dalla scuola possano ritornare ad essere centri di aggregazione. Centro e periferia attraverso il caso del quadrato Appio Toscolano per discutere su uno spunto concreto. L'Appio Toscolano racchiude in sé tutte le problematiche sia del centro storico che della nuova periferia, sia tutte le evoluzioni, praticamente rispecchia quella che è stata l'evoluzione sia demografica e urbanistica di Roma. Quindi la grossa esplosione negli anni 50 e 60, il decremento demografico a partire dagli anni 90 e adesso c'è una costanziale stasi con l'invecchiamento della popolazione, con tutte le problematiche che sono fuori, i problemi dei servizi sociali, quindi l'assistenza agli anziani, le scuole che devono essere riconvertite, i trasporti e via dicendo. Gli eventi culturali si svolgono quasi tutti o principalmente al centro di Roma. È vero che la politica di gestione di Roma Capitale negli ultimi anni è cambiata, c'è un decentramento anche delle attività culturali e di aggregazione, penso per esempio alla Notte Bianca, che hanno portato più iniziative nelle periferie rispetto a come era una volta, che venivano svolte tutte quante nel centro di Roma. Però è chiaro che c'è ancora un certo sbilanciamento verso il centro rispetto alle periferie. Difficile, se non impossibile, non legare ad ogni quartiere di Roma una storia. A partire dalle strade, dai loro nomi, non si può non tornare nella Roma classica. Pensiamo all'Appia, alla Toscolana, dai San Pietrini all'asfalto, possono raccontare veramente molto. Virtù del passato che rendono ancora più urgente il bisogno di risolvere i problemi urbanistici del presente. Oggi approfondiamo alcuni temi che riguardano due quadranti storici della nostra città, quello Appio Toscolano, che sono una delle porte più importanti d'ingresso alla città di Roma, sono territori contornati da angoli che trasudano storia e che sicuramente rappresentano l'anima più vera della città di Roma. Credo che questo sia lo spirito più importante sul quale anche le istituzioni devono insistere nei confronti delle nuove generazioni, cioè riannodare quel filo di radicamento con la città, preservare le tradizioni di questa città, fare in modo che un bagaglio culturale e architettonico non venga perduto dalle nuove generazioni. Roma di per sé presenta una struttura complessa, Roma Capitale è attenta a tutto questo, quali strategie hai in mente? Sicuramente, anche perché mi riguarda abbastanza da vicino, l'occasione delle Olimpiadi, che però al di là delle Olimpiadi si va avanti verso soprattutto quel piano trasportistico, l'aumento di linee della metropolitana, l'aumento ovviamente di trasporto sia su ferro sia su gomma, soprattutto magari di trasporto alternativo, dove l'uso di mezzi più compreso e più ovviamente più fattibile per tutti i tipi di cittadinanza, magari con situazioni di parcheggi di scambio, due ruote, ciclabili adatte e soprattutto un quadro della ciclabilità che sia ovviamente migliore di quello che abbiamo trovato.